Che freddo! Sì, meno male che abbiamo la copertina. Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono qua con Kiki, ovvero Silvia, che magari alcuni ricorderanno dai tempi della casta, la webserie. Passati 2014. Un sacco di anni. Vecchi video tipo noi che assaggiamo peperoncino. Avevamo fatto io e te la Whisper Challenge. Madonna. Andateli a riguardare se vi capita, perché sono video stupidi del nostro passato. Ma allora tratta di riguardarli per rire. Anche a me, anche per nostalgia. È vero, sono carini. Esatto. Poi quando ci siamo conosciute, insomma. È vero. Però ci siamo ritrovate ultimamente perché ho scoperto che tu ti sei data a mille altre cose in questi ultimi anni. Esatto, infatti il canale YouTube è un po' abbandonato. Un po' abbandonato. Oramai perché faccio altro, sì, diciamo. Mi occupo dell'estetica, cioè per chi non lo sapesse, io sono truccatrice, una truccatrice diplomata e negli anni poi ho, diciamo, imparato a fare le unghie, quindi gel, e adesso mi sto cimentando appunto nelle ciglia, extension alle ciglia. Extension, esatto. E io mi sono proposta come cavia, giustamente. E quindi, insomma, io non le faccio da tantissimo, diciamo che le faccio da un paio di mesi a questa parte, però cerco di essere precisa, grazie. Cerco di essere precisa perché comunque è un lavoro che richiede tanto tempo, soprattutto all'inizio. Infatti la Shanti comunque è stata molto paziente. Sì, mi ha fatto da cavia, però sei stata brava comunque ad aver pazienza, perché bisogna stare sdraiati dalle 2 alle 3 ore e nel mio caso anche forse un po' di più. Però il risultato, dai, mi piace, sì, cioè io lo indosserei, quindi sono soddisfatta. Vale la pena, vale la fatica di rimanere sdraiate. C'è da migliorare perché cioè, bisogna fare tanta pratica, però appunto insomma scrivetemi nei commenti. Esatto. Se volete farmi da cavio. Tutto questo per dire cosa? Che molte persone, vedendo le mie ciglia nelle stories, mi hanno chiesto: oh mio Dio, ma hai fatto l'extension? Ma come funziona? Quanto costa? E quindi ho deciso, già che sono qua perché abbiamo fatto il refill oggi, invadiamo la gente di tutte le informazioni necessarie, così almeno c'è un video che contiene un po' tutto. Esatto, più che altro io direi che magari possiamo spiegare brevemente che cos'è il trattamento, mm-hmm, e poi eventualmente rispondere sotto nei commenti se avete delle domande precise, insomma un po' più specifiche, sì, se è un trattamento che vi potrebbe interessare. Certo. Però appunto io volevo spiegarvi un attimino insieme a Shanti come funziona. Te l'abbiamo già spiegato, io ormai sono al corrente, sai tutto. La tecnica che utilizzo io, che è anche la tecnica base, quella dall'effetto diciamo più naturale, si chiama one to one. Prevede di applicare su ogni singolo ciglio, quindi bisogna separare bene dalla base tutte le ciglia, è un lavoro molto minuzioso, sì, insomma. Si va ad attaccare su ogni singolo ciglio un extension ciglia, che assolutamente è veramente raro che siano totalmente in seta. Se trovate estetiste che vi dicono che sono in seta, generalmente sono seta mischiate a materiale sintetico. Però appunto quello che mi chiedono in tanti, ho notato le mie prime clienti, sì, insomma, mi chiedono se c'è possibilità di avere delle allergie sostanzialmente. Ah, okay. Non ci ho neanche pensato. Non c'è neanche. Perché magari non sei un soggetto allergico, però ci sono tante ragazze che hanno questa paura e che magari gli venga allergia piuttosto che... Allora, le extension si attaccano a un millimetro dalla palpebra, quindi non le attacchi sulla pelle ma le attacchi direttamente sulle ciglia. Okay. Questo perché il rinnovo, diciamo, di ogni ciglia è di all'incirca un mese, quindi le vostre ciglia devono avere la possibilità di crescere al di sotto, quindi noi non andiamo a ostruire, diciamo, quello che è il bulbo pilifero delle sì, ciglia. Adesso detto no, mi piace la versione... La versione seria, insomma. Di conseguenza appunto questo rinnovo avviene ogni 3-4 settimane ed è per questo che noi il refill lo facciamo ogni 3-4 settimane, certo, perché le tue ciglia, diciamo, hanno fatto un corso di vita, hanno fatto un ciclo di vita in quelle settimane. Poi la cosa è molto soggettiva, quindi il refill di solito si consiglia di farlo ogni 3-4 settimane, ma c'è magari chi perde più ciglia, c'è chi, certo, ne perde di meno, insomma. Questo per dire appunto che comunque la colla non viene a contatto con la pelle. L'unico disturbo, insomma, puoi avere durante il trattamento, durante il quale tu comunque sei sdraiato ad occhi chiusi, non puoi neanche parlare, però comunque ci mettiamo la musica. Vi metterò qualche clip che mi ha fatto Alberto l'altra volta. Esatto. Non piangere, Shanti. Oppure come oggi il house, che mia sorella si stava guardando il house, ecco, e quindi... Insomma. Quello magari non è proprio consigliato se volete riuscire ad addormentarvi. Esatto. Appunto, la colla, essendo attaccata a un millimetro dalla palpebra, non crea nessun danno, se non che potrebbe magari andare leggermente a bruciare l'occhio, arrossare un pochino, o magari si potrebbe arrossare per il giorno successivo al trattamento. È una cosa normale, se non passa nel giro di 2 giorni allora è bene vedere un medico, altrimenti lasciate insomma che passi e poi avrete
avete le vostre ciglia. Ma io sinceramente nell'altra volta né questo non ho avuto nessun problema. No, però magari ogni tanto mi dicevi mi brucia un po' l'occhio, normale, magari ci si avvicina. Mentre me lo facevi, magari. Ci si avvicina un pochino, però non succede nulla, quindi non vi spaventate se sentite magari un bruciore. L'importante è che il pad, il patch che vi andate ad attaccare. Sì, perché praticamente viene incollata questa cosa qua sotto per... Molto comoda. Molto comoda. Per coprire le ciglia sotto in modo che non si appiccicano con quelle sopra. Esatto, perché il trattamento tu lo fai ad occhi chiusi e quando io vedo la cliente, insomma, con l'occhio chiuso, non riesco a distinguere quali sono le ciglia superiori da quelle inferiori, quindi il patch serve sia per proteggere l'occhio, perché comunque si usano tutti i materiali chirurgici, dalla colla che è una colla chirurgica, quindi non abbiate paura di, cioè una colla, l'effetto sulle dita l'ho sentito è tipo attacco, infatti l'ho provato e ho detto ok, stiamo un attimo attenti. Però in realtà non crea allergie proprio per questo motivo. Okay. E anche gli strumenti che ti ho fatto vedere la prima volta, cioè sono delle pinze super sottili, quindi il patch serve anche per proteggere questa zona nel caso, che ne so, sfugga l'attrezzo. Certo. E avete comunque la zona del contorno occhi protetta, insomma. Le pinze che io uso sono delle pinze chirurgiche, il che vuol dire che hanno una punta arrotondata. Wow. Non è forse la cosa più comoda del mondo, però è assolutamente sopportabile. È sopportabile. Abbiamo provato sia col patch che col microfono, che sono due tipi diversi di patch da utilizzare sotto l'occhio. Con quello di oggi l'ho preferito, anche se poi mi hai scocciata aria. Però oggi perché ti dava un po' più fastidio quello dell'altra volta, perché era più spesso. Forse. Comunque il refill appunto si fa ogni 3 settimane e niente, si sceglie insieme alla persona che vi fa l'extension ciglia la lunghezza, lo spessore, perché la forma anche che preferisci. Comunque generalmente si segue un po' la, se volete un effetto comunque naturale, perché il one to one non prevede l'infoltimento delle ciglia. Certo. Ma l'allungamento più che altro, e sì, anche un po' l'infoltimento, perché ovviamente avrete le ciglia più nere, più scure, più lunghe, però appunto è del tutto poi normale che nelle 3-4 settimane qualche ciglia si stacchi, cioè 2-3 ciglia al giorno per occhio è del tutto normale vederle cadere. Fa un po' strano, tipo oh mio Dio, mi stanno cadendo tutte, poi in realtà ti guardi e ci sono ancora. Ci sono e che sono tante. Mi dicevi una persona quante ciglia ha? Va dalle 80 alle 120, tu ne avrai sicuramente 120. Ovviamente. No, però comunque è un trattamento lungo, quindi prendetevi per una bella occhio, mattina. Per occhio, in totale? Per occhio. Oh mio Dio. Adesso non vorrei dire una cavolata, però sì, per occhio. Se no non durerebbe il tempo che ci metti a fare. Certo. E un'altra cosa che mi chiedono è se rovinano le ciglia. E beh, questo è importante. Se applicate con il giusto spessore, la giusta lunghezza, quindi ovviamente l'operatrice che vi farà l'extension ciglia deve anche essere in grado di valutare la salute, no, delle vostre ciglia, per capire che cosa è meglio utilizzare, che cosa è meglio non utilizzare. Di conseguenza appunto cercate di affidarvi, ma di informarvi anche prima, perché non tutte le persone comunque che trovate in giro sono al 100% oneste. Io direi, dalla mia esperienza fino ad ora maturata di due mesi, che non è tantissimo mi rendo conto, però, però... comunque anche comunque arrivando da un percorso il mio di trucco, certo, estetica eccetera, io direi che è sempre meglio iniziare con un one to one piuttosto che con un volume come effetto, cioè come tecnica. Okay. Perché il one to one è meno invasivo, nel senso, attaccando un solo ciglio su un tuo ciglio, anche il peso di queste ciglia non vanno a danneggiare le tue naturali. Certo. E di conseguenza sei in grado il mese dopo di valutare se le tue ciglia hanno reagito bene, se hanno reagito male, se è necessario diminuire lo spessore, diminuire la lunghezza, per evitare proprio che le ciglia ne soffrano. Comunque è un trattamento che, a mio avviso, poi appunto io sono inesperta, quindi se c'è qualcuno di più esperto ci farà sapere sotto, è meglio non fare per troppi mesi continuativamente, magari poi... Per lasciare respirare un attimo. Sì, più che altro perché immaginatevi di avere, non so, per tanti mesi una persona che vi sta attaccata così, no? Cioè tu sei il ciglio naturale e io sono il ciglio... sei extension. Cioè pensa, per un mese ti porti dietro il peso. È stressante. Per 2 mesi ti porti dietro il peso, per 3 mesi... Da poi, dopo un po' basta. Esatto. È un'immagine bellissima. Ma sai che non mi ricordo chi me l'aveva fatta questo esempio, però rende. Sì, è vero. Tra l'altro io non ti ho attaccato l'extension su tutte le ciglia, okay, perché quelle in fase di crescita vanno lasciate libere. Quelle piccoline. Quelle piccole ciglia baby. Le babies. Quindi di conseguenza quelle hanno il tempo di crescere, di sostituirsi a quelle che poi invece vi cadranno dopo un mese, insomma. Il mantenimento lo stai facendo giusto? Fatemi vedere. Questo era un no. Però vediamo se mi ricordo via. Tutto. Attenzione al calore, non fare sauna e cose al vapore. Vapore, calore. All'umidità. Cioè,
Cioè non mettere la testa dentro il forno. Ma perché generalmente metti la testa dentro il forno? In una scena della webserie lo devo fare. Spoiler! Oh, no, allora, è il vapore in realtà che, a cui devi stare okay. attenta. Perché il vapore continua a far indurire la colla, soprattutto nelle 24 ore successive. Quindi nelle 24 ore successive assolutamente cercare di evitare di toccarsi troppo le ciglia e tutte le fonti di, intanto il calore, ma di umidità. Quindi il forno, quando aprite il forno, fate attenzione che non vi arrivi quella vampata, oppure appunto la sauna, il sudare troppo. Cioè tutto, le docce troppo calde anche. Cioè dovete avere questi piccoli accorgimenti. Poi ovviamente uno vive la propria vita. Però per esempio un'altra cosa che non ho seguito è stato lo struccante. Struccanti non oleosi, quindi no il bifasico, meglio no le salviette che avevo fatto invece lo shanty. Meglio magari utilizzare un'acqua micellare con un cotton fioc. Se mettete l'eyeliner comunque potete truccarvi, a parte il mascara che non avrete più bisogno di mettervi per tutto il mese successivo, puoi truccarti l'occhio con qualsiasi prodotto. Era quello che le dicevo, l'unica cosa è diventa un po' più complicato fare l'eyeliner rispetto al solito, perché ovviamente c'è un sacco di roba in più, però ci si abitua, dai, si impara la tecnica. Pesarti, ti pesano? Perché anche questa è una cosa che di solito mi chiedono. Te le senti addosso? No, non sento nulla. Le senti magari quando asciughi il viso con l'asciugamano, che se strofini un po' di più senti che... O magari le vedo un po' storte, ma posso pettinarle. Brava. Quante volte le devi pettinare durante il giorno? In realtà non lo facevo in maniera sistematica, semplicemente se le vedevo un po' strane le pettinavo, però stanno ok. Ve lo dico io. Mattina e sera. Shanti. Sono una pessima paziente. No, però te le ha trovate bene, sei stata brava. Dai. Okay, meno male. Anche se non hai seguito tutti gli accorgimenti, però è molto soggettivo. No, però io sono comunque delicata quando faccio le cose, quando mi struccio, cioè, quindi sei stata brava. Quindi sei stata brava. Una cosa che mi hanno chiesto un po' di ragazze è stato il prezzo, ma secondo me la cosa migliore è contattate direttamente lei su Instagram, così vi dice tutti i dettagli e... Esatto, poi se avete qualche curiosità appunto qui sotto, anche direttamente a me su Instagram, cioè, tranquillamente vi rispondo. Esatto. Grazie Kiki per le ciglia, per la compagnia, per tutto e... Sono stata contenta di rivederti, vabbè anche se per fare questa cosa insomma, però mi ha fatto piacere rivederti. Riuniamo la cassa. Esatto. Sarebbe bello rifare. Farebbe troppo ridere. Wow. Rifacciamo gli stessi 10 video dell'altra volta. Tipo. Madò. La cinnamon challenge. No. Quella con i peperoncini. Oh, God. Tra l'altro tutto in questa casa. Tutto in questa casa. È stato stranissimo ritornarci. Quanti ricordi. È vero. Bene. Grazie ancora. Grazie a voi. Appunto, se avete dubbi, domande, scrivete qua sotto. Sono curiosa di sapere magari anche le vostre esperienze con le extension. O i vostri consigli anche. Perché cioè io... Ah sì, magari c'è qualche artista che guarda o... Esatto, se c'è qualche persona che guarda e che è del campo, insomma, ci faccia sapere se abbiamo detto cavolate, però io sono abbastanza informata, diciamo. Sì. No. Però se avete dei consigli, volentieri. Assolutamente. Vi auguriamo una magica giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao!